Elezioni regionali, affluenza in calo nei seggi elettorali rispetto a 5 anni fa, Trieste 25%, si vota anche domani fino alle 15, dalle 14, maratona elettorale su Tele4. Si stringe il cerchio intorno ai furti di Via del Timo, pattugliamenti continui di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale per intercettare i ladri. Ultima celebrazione della Domenica delle Palme per l'Arcivescovo Crepaldi, nell'omelia la necessità di accogliere il messaggio di Dio e non perdere la fede. L'Unione sbatte contro il Piacenza 1-1 allo Stadio Rocco, un pareggio amaro per la Triestina che rischia di complicare la corsa verso la salvezza. La Pallamano Trieste vince 22-15 contro Cassano Magnago, doppia soddisfazione per la squadra, oltre alla vittoria è blindato il secondo posto in A2. Buonasera e ben trovati telespettatori in un nuovo appuntamento col notiziario di Tele4. Elezioni regionali, affluenza generale in calo, a Trieste il 25%. Vediamo allora il primo servizio, hanno ovviamente votato tutti e quattro i candidati alla presidenza della regione e i cittadini aventi diritto al voto. Ecco le immagini. Prima giornata di votazione per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, affluenza in calo rispetto a 5 anni fa. A Trieste alle ore 19 ha votato il 25% degli aventi diritto. Il presidente uscente Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, ha votato a Trieste. Giorgia Tripoli, sostenuta da Insieme Liberi, a Tricesimo. Massimo Morettuzzo, sostenuto dalla coalizione del centrosinistra, ha votato a Meretto di Tomba. E il candidato per il terzo polo, Alessandro Maran, a Grado. Hanno aperto questa mattina alle 7 i seggi per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Oggi si può votare fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà a termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti. Gli elettori chiamati alle urne in Friuli Venezia Giulia sono oltre 1.100.000, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni. A Trieste i cittadini chiamati al voto sono 183.491. In particolare in 24 comuni, tra cui Udine, si voterà anche per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Lo scrutinio delle amministrative comincerà al termine dello spoglio delle schede regionali. Domani invece ci sarà la maratona elettorale su Tele4 a partire dalle 14 con interviste e ospiti in studio. Dopo il telegiornale serale, lo speciale ring sull'esito delle elezioni. E l'avete sentito dal servizio, domani lunga giornata di diretta su Tele4 dalle 14 tra ospiti in studio e ovviamente interviste in esterna. Vi terremo compagnia per seguire appunto l'esito delle votazioni e per sentire i commenti di tutte le persone, i politici coinvolti, ma non solo. E come detto sempre nel servizio, telegiornale di Tele4 domani sera con tutte le notizie, le novità e i risultati della giornata e poi lo speciale ring appunto per commentare l'esito delle elezioni. Velocemente andiamo anche sul sito della regione. Allora, a Trieste ha votato, adesso questi sono i dati aggiornati ad ora, fino a questo momento, quindi è già cambiato il dato: 26% di affluenza a Trieste, 29% a Gorizia, 31% a Udine, 27% a Tolmezzo, 28% a Pordenone di affluenza al voto. Non abbiamo ancora il voto generale in Friuli Venezia Giulia, uscirà a breve, ma insomma in corso di telegiornale speriamo di potervelo dare. Questa è la situazione alle 19:30 passate di oggi, si vota oggi fino alle 23, domani per chi non fosse potuto andare oggi o abbia scelto la giornata di domani dalle 7 alle 15 e poi inizierà lo spoglio. Passiamo invece ora alla cronaca, si stringe il cerchio attorno ai furti avvenuti in Via del Timo, pattugliamenti costanti da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale per stringere appunto il cerchio attorno ai ladri che hanno visitato appunto le villette degli abitanti che ovviamente hanno paura. Gli sviluppi sulle indagini. Gli investigatori contano di stringere il cerchio sull'allarme furti e tentativi di furto in Via del Timo tra Sottolongere e San Giovanni. Gli appostamenti e pattugliamenti delle forze dell'ordine potrebbero aver dato una pista agli investigatori. Tele4 aveva mostrato in diretta il timore dei residenti per i blitz che avvengono nelle villette. Questi furti arrivano e svuotano le case. Con il cacciavite hanno aperto la finestra e hanno aperto quello, sono andati dentro e nelle due camere hanno portato via anche dell'oro
anche di soldi. Chi abita nella zona ha già chiesto al comune di Trieste l'autorizzazione a installare telecamere fisse nella via. La preoccupazione nell'ultimo periodo è salita ancora di più dopo gli episodi dell'11 e 26 marzo. In quell'occasione i ladri avevano portato via soldi e oggetti d'oro. I malviventi approfittano dei periodi di assenza dei proprietari o entrano nottetempo nelle abitazioni. Studiano i movimenti delle loro vittime, si accertano di andare a colpo sicuro per ridurre al minimo il rischio di essere individuati. Secondo le varie testimonianze raccolte, almeno per quanto riguarda gli ultimi episodi, i ladri sarebbero almeno due. Porte forzate, vetri rotti, troppi episodi nella stessa zona presa di mira dai ladri. Via del Timo è pattugliata ogni giorno. Di notte c'è un via vai continuo di gazzelle, dei carabinieri, volanti della Polizia di Stato e pattuglie della Polizia Locale. Intanto negli ultimi giorni sono anche stati segnalati episodi di danni e furti alle auto in sosta nel parcheggio di San Giuseppe della Chiusa, vicino alla pista ciclabile. Secondo i carabinieri di Via dell'Istria intervenuti sul posto, la zona è stata protagonista di numerosi furti già in passato. Torniamo a parlare di seggi a proposito con queste immagini, la denuncia che arriva dal sindacato FSP della Polizia di Stato che ci inoltra queste immagini. Siamo venuti a conoscenza tramite i colleghi impiegati dei seggi che gli agenti sono costretti a dormire su delle brandine invece che sui soliti letti. Il servizio ai seggi prevede la permanenza dei collegi al seggio per 3 giorni di fila con la possibilità di uscire soltanto a turno per mangiare nelle mense di reparto. Una situazione vergognosa, dicono dal sindacato. A peggiorare la situazione la composizione del set di lenzuola e coperte consegnate che risultano essere di carta, come da foto a documentare appunto questo. Denunciamo questa situazione, così il sindacato di polizia. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito, presumibilmente con un'arma da taglio, al culmine di una lite che ha coinvolto almeno 2 persone. È avvenuto oggi pomeriggio in un'abitazione privata di Viale Venezia, a Udine. A quanto si apprende, l'uomo avrebbe riportato ferite nella parte alta del corpo e, dopo essere stato soccorso dagli operatori sanitari, è stato portato in ospedale nel capoluogo friulano. Non è in pericolo di vita. La lite avrebbe coinvolto almeno 2 persone conoscenti, una di nazionalità italiana, l'altra straniera. Sul posto la polizia, che sta conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. Odio. Tornare ad avere un seno come quello precedente alla mastectomia è la battaglia di un'associazione di ex pazienti di tumore per veder riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale una tecnica innovativa ma oggi quasi osteggiata, il servizio dalla nostra redazione del Veneto. Ho visto che era una cosa incredibile, che non era possibile che rimanesse nelle stanze della clinica dove io ero andata a farlo e che tutte le donne non fossero, tante donne, non fossero a conoscenza di questo. Questa è la storia di un diritto negato, il diritto a usufruire del metodo più naturale per recuperare la propria identità di donna dopo la terribile esperienza del tumore al seno dopo la sua ricostruzione. Una pratica oggi affidata soprattutto alle protesi in silicone, intervento che rientra nel percorso sanitario successivo alla mastectomia, è realizzato direttamente in sala operatoria. Certo, una soluzione che resta importante per le donne, ma non l'unica e non la migliore dal punto di vista naturale ed estetico, quindi psicologico. Perché c'è un'altra tecnica, ormai conosciuta a livello internazionale, una tecnica nata dall'intuizione di un luminare veneto, ma ancora poco conosciuta, quasi osteggiata e non inserita nel percorso post-intervento dal Sistema Sanitario Nazionale. La friulana Daniela Lizzi ha fondato l'associazione Airia proprio per informare il maggior numero di donne di questa innovazione, che scoprì quasi per caso nel 2011 dopo il suo tumore. Usare non un corpo estraneo, ma il grasso della paziente stessa, che dopo una liposuzione non invasiva viene iniettato a più riprese nell'area della mammella rimossa. Questa è la soluzione del professor Gino Rigotti, chirurgo veronese, che iniziò la sperimentazione più di 20 anni fa, con risultati oggetto ora di autorevoli riviste scientifiche, tanto da ottenere nel 2015 a Boston il prestigioso premio Jacques Malignac, tra i più importanti nella chirurgia plastica. Questa tecnica ha questa grandiosità del riportare il seno alla sua naturale originalità, una definitività che le protesi a silicone o anche le nuove protesi non possono dare, nel senso che comunque, e non tutti sanno, ma non tutti dicono, eccetera, le protesi comunque hanno una vita, hanno una scadenza. Seno simmetrico, naturale, non in scadenza, eppure per molte pazienti resta un sistema sconsigliato. Spesso gli viene detto che è un percorso molto lungo, faticoso, con tante operazioni. Vengono scoraggiate, ci sta dicendo questo?
Assolutamente, posso dire dopo 10 anni e più, 11 anni dalla mia operazione, che io la ricostruzione che ho fatto è ancora lì, è identica a 8 anni fa quando l'ho finita. Non è una guerra alle protesi, precisa Daniela Lizzi, ma l'obiettivo di Airia è fare in modo che le donne abbiano la possibilità di scegliere e la tecnica diventi una prassi nel sistema sanitario nazionale. Il dottor Rigotti è riuscito in qualche modo a trovare un codice per poterlo includere, ma non è incluso in un percorso suo, cioè in un percorso nel percorso di ricostruzione mammaria dopo l'operazione. Cosa manca? Cosa manca? Non devo assolutamente io a dirlo, ma probabilmente questa tecnica trova degli ostacoli di natura diversa da quella sanitaria e di quella di il rischio è che ci siano degli interessi, giusto, anche dietro le protesi. Niente, probabilmente. È stato sottoscritto l'accordo di subentro del personale tra Autovie Veneto e Autostrade Alto Adriatico con le segreterie sindacali regionali RSA di Filt, CGL, Filt, CISL, UIL Trasporti, SLA, CISL, UGL, Viabilità e Logistica. Lo rende noto Autovie Veneto precisando che l'accordo è stato raggiunto venerdì. L'intesa consentirà il trasferimento di tutti i 588 dipendenti dalla concessionaria uscente alla nuova società a identiche condizioni. Con la firma delle parti, precisa Autovie, è stata garantita la prosecuzione di tutti i rapporti di lavoro in essere con la totalità del personale in forza alla data del passaggio di concessione, prevedibilmente entro giugno, senza soluzione di continuità sia dal punto di vista normativo che retributivo. In sostanza, Autostrade Alto Adriatico continuerà ad applicare a tutto il personale i trattamenti economici e normativi previsti dal vigente contratto di settore e dalla contrattazione aziendale di secondo livello. Inoltre, il nuovo concessionario conserverà al personale tutti i diritti maturati e maturandi. È stata celebrata la messa per la Domenica delle Palme alla Cattedrale di San Giusto. Sentiamo allora le parole dell'Arcivescovo Giampaolo Crepaldi. Con questa celebrazione prende avvio la Settimana Santa, la settimana più importante dell'anno liturgico, una settimana che ci dona quanto di più prezioso esista, cioè la passione e la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Poco fa, nella chiesa di Montuzza abbiamo benedetto i rami d'olivo, abbiamo detto con questa processione che Cristo è il nostro Re, abbiamo espresso l'intima convinzione che solo incontrando la persona di Cristo raggiungiamo la pienezza di essere che dà senso ad ogni dimensione della vita. I racconti evangelici ci informano che le stesse persone che gridavano Osanna, qualche giorno dopo diranno toglielo di mezzo e crocifiggilo. Pochissimi, guardate, restarono al fianco di Gesù nelle ultime ore della sua vita. La situazione può ripetersi anche oggi. Quando ci allontaniamo da Cristo lo dimentichiamo, ma lontani e dimentichi da Cristo non andiamo da nessuna parte, perché solo Lui è la vittoria della vita sulla morte, solo Lui è la vittoria dell'amore sull'egoismo, della verità sull'errore, del dono sul possesso, del senso sull'assurdo della vita. Lasciamo, fratelli e sorelle, che Cristo eserciti la sua signoria nelle nostre persone e nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri ospedali, nelle istituzioni pubbliche, nell'università, nella scuola, nei luoghi del lavoro, perché sono in Lui e con Lui rifiorirà in noi la speranza e la gioia. E ora siamo allo sport. L'Unione si blocca col Piacenza, pareggio amaro per la corsa a salvezza e il match allo Stadio Rocco di oggi pomeriggio finisce 1-1.
1-1 irritante che blocca la corsa della Triestina verso la salvezza, una partita giocata male nella rincorsa per il gol preso fino a un pareggio che consola poco. Il Piacenza rimane in solitaria ultima in classifica, ma l'obiettivo della Triestina è accorciare il distacco con la quintultima. Gli alabardati giocano in campo con la stessa formazione di Lecco, 4-4-1-1, con Tessiore dietro un Bacogo, Paganini e Tavernelli a spingere sulle fasce. Il Piacenza effettua invece qualche variazione rispetto all'incontro col Novara. In difesa c'è Cosenza a far reparto con Zanandrea ed Accardi. Gli squalificati Gonzi e Cesarini vengono sostituiti da Chierico e Plescia. Parte bene il Piacenza, ma col passare dei minuti anche la squadra alabardata sale. Tavernelli al 27esimo scarica il tiro dalla distanza, ma trova i guantoni di Rinaldi. 10 minuti dopo Tessiore fa partire un cross verso la porta avversaria, ma Mbakogu e Paganini non riescono a intercettare la sfera. Alla fine del primo tempo Morra trova Plescia e il suo tiro finisce di poco a lato. Dopo l'intervallo ecco il cambio, c'è Ciofani per Rocchetti, ma al quinto minuto Chierico approfitta della respinta di Matosevic sul tiro di Morra e insacca la palla in rete per il vantaggio del Piacenza. All'11esimo Cosenza, che era già ammonito, prende il secondo giallo dopo un fallo su Mbakogu, lasciando i compagni in 10. Altri cambi per l'Unione, dentro Malomo per Gori, Felici per Paganini e Minesso per Masi. L'Unione prova a cercare la via del pareggio, ma in campo c'è confusione. L'occasione arriva a 10 minuti dalla fine del match, con Malomo che deve trattenere l'esultanza. Il suo tiro viene fermato dal palo. Intanto il Piacenza si affeziona ai cartellini dell'arbitro. Al 40esimo anche Accardi si prende il secondo giallo e la squadra ospite rimane in 9. Forse anche grazie a questo, 2 minuti dopo, arriva il pareggio della Triestina, con Bacogu che la rimette dentro e Piacentini trova il guizzo giusto. Finisce 1-1. Pareggio dal sapore amaro, una partita brutta sul piano del gioco, un'occasione mancata per continuare la rincorsa verso la salvezza. E invece la pallamano Trieste vince 22-15 contro Cassano Magnago e Blind al secondo posto in A2, chiudendo di fatto la regular season al Palachiarbola. 22-15 per Trieste, un successo che vale doppio quello ottenuto dai biancorossi contro il Cassano Magnago, che dà la matematica certezza alla pallamano Trieste di ottenere la seconda piazza con una giornata d'anticipo, concludendo di fatto la stagione nel ritrovato Palachiarbola. Sblocca il tabellone Vinkovic, i lombardi reagiscono mettendo la freccia del sorpasso, ma Trieste si riscatta subito con il duo di Nardo Sandrin. La formazione di Cole calza al ritmo, trovando il doppio vantaggio. Dalla parte opposta un break di 3-0 manda nuovamente avanti gli alabardati, che controllano le redini dell'incontro, chiudendo il primo tempo sul più 2 grazie al gol di Scaramelli e Sandrin. Nella ripresa Trieste parte col piglio giusto, apre le marcature Scaramelli, risponde Bragion, Radojkovic e Vinkovic incrementano lo strappo, gli ospiti con Panarotto provano ad accorciare, i biancorossi sono però abili ad accelerare il passo in fase offensiva. Le reti in sequenza di Scaramelli, Di Nardo, Vinkovic e doppio Scaramelli fissano il punteggio sul 22-15 finale. È stata senza dubbio una partita sofferta sul piano difensivo, abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale, come pure in attacco, dove qualche errore è stato commesso su tiri piuttosto facili, ha detto il vice allenatore carpanese. Le cose sono andate decisamente meglio nella ripresa, tanto che potevamo vincere la partita con un margine ancora maggiore. Per quello che concerne la stagione, posso dire che va dato merito alla società di aver gestito bene la situazione anche nei momenti difficili. Il dato regionale dell'affluenza, più o meno preciso, intorno alle 19 adesso ce l'abbiamo, ve lo possiamo dare, affluenza tra il 26 e il 31% in tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi decisamente in calo rispetto a quando si votava nel 2018, dove alla stessa ora si attestava al 38% l'affluenza al voto in tutto il Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere adesso, anzi andiamo a dare la notizia della vittoria della pallanuoto, la vittoria esterna nella 10ª giornata di ritorno di campionato A1 maschile. Alla Carmen Longo gli alabardati hanno regolato la De Acker Bologna per 6-9, un successo che permette alla squadra sponsorizzata Summer & Co. Shipping di rinsaldare il quinto posto in classifica, più 5 sul Savona. In ogni caso non è stata una buona prestazione, dice l'allenatore Daniele Bettini, siamo stati troppo imprecisi e confusionari, soprattutto in
fase offensiva. Siamo in grado di darvi anche l'aggiornamento invece sulla partita in scena all'Allianz Dome. La pallacanestro Trieste al quarto quarto è sopra 80-78 sulla Virtus Bologna. Adesso sì che è davvero tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera. Come sempre un grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con le dirette domani da Sveglia Trieste, il nostro telegiornale alle 13.20 e poi vi ricordo dalle 14 la maratona elettorale di Tele4 avanti fino ai risultati delle votazioni per le regionali, fino al TG di sera e poi lo speciale ring per commentare il risultato elettorale. Grazie e buona serata.